Signore e signori, benvenuti al Caracciolo Carafa. Rolando Conte di Minturno sta per andare in scena, decima giornata del campionato di promozione aziale Girone D. In campo quest'oggi il Suio Terme Casseforte Minturno contro il Borgo Ermada, o la nuova denominazione solo Ermada. È tutto quasi pronto per cominciare la partita. Andiamo a dirvi subito le formazioni in cuffia. Davide Guzzardi alle riprese, Nicola Dell'Anno. Il Minturno che schiera oggi in campo con la numerazione classica dall'1 all'11: Perillo, D'Alessandro, Franco, Leonardo, Zamparelli, Corrado, Petrillo, Noli, Cenerelli, Martino e Rossi. A disposizione di mister Pernice con i numeri dal 12 al 20: Venditti, Veglia, Signore, Vento, Ionta, Iannitti, Grimaldi, Verrengia, Franco. Agli ordini di mister Gennaro Pernice. L'Ermada invece in campo, numerazione dall'1 all'11 con l'unica eccezione dell'ex, il numero 21 Venerelli, che gioca al posto del numero 9 di Trocchio, che è in panchina. Quindi andiamo subito con i numeri dall'1 all'8: Pepe, Trani, Gurgui, Culai, Fontana, Zanella, Marconi, Mannauzzi, col 21 Venerelli, col 10 Meccarielli e l'11 Reali. In panchina per mister Fabrizio Pannozzo, con lo 12 Marsala, 13 Guarnieri, 14 Di Cicco, 15 Zandona, 9 Di Trocchio, 16 Piccione, 17 Pozzato, 18 Di Girolamo. Un campionato assolutamente da riprendere per il Minturno, che non vince dalla quarta di campionato con l'Atletico Cervaro. Dopodiché tre pareggi e due sconfitte, di cui quella pesante nell'ultimo turno contro il Ferentino, l'ultimo turno casalingo contro il Ferentino, un punteggio tennistico di 7-1. Minturno che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri tre schermi con completo blu, l'Ermada invece da destra a sinistra con completo nero. Arbitra la partita il signor Davide Di Giuseppe della sezione di Frosinone, da Cassino il primo assistente Davide Messina, il secondo da Aprilia e Daniele Angelico. Le due squadre sono a pari punti, a 9 punti in classifica, al 13° posto, all'imboccatura praticamente della zona playout. Chi vincerà quest'oggi uscirà un po' dalla fogna, rischia di affossare una delle due squadre in questa prima parte di campionato che si avvia verso la sua conclusione. L'Ermada che attacca a destra, palla in mezzo, in qualche modo libera la difesa del Minturno. C'è la segnalazione dell'arbitro, il fallo commesso ai danni di D'Alessandro. Diciamo il Minturno che non vince dalla quarta di campionato. Invece per quanto riguarda il Borgo Ermada, un avvio completamente opposto a quello della formazione di casa, con un pareggio e quattro sconfitte consecutive. Pareggio arrivato nella prima partita contro il Casalvieri, poi le sconfitte contro Formia, Roccasecca, Città di Paliano e Pontinia. Da quel momento in poi è girata completamente la stagione dell'Ermada. Sono arrivati due vittorie e due pareggi. In questo momento fallo laterale per il Minturno, che invece dopo, l'abbiamo già detto in apertura, dopo l'ultima vittoria arrivata contro Alatri nella terza giornata per 4-0 in casa, avrete le sconfitte contro Cervaro, Monte San Giovanni e Ferentino, e i pareggi contro il Vodice, la Mistral e lo Sporting Vodice. Minturno che adesso attacca, la palla sventagliata sulla sinistra a cercare Martino, troppo lunga per il numero 10, pallone che si deposita oltre la linea laterale del campo, rimessa con le mani per l'Ermada. Hanno cominciato da subito i tifosi minturnesi ad incitare la squadra, qui un fallo con un'entrata scomposta di Mannauzzi su Rossi, classe 2000, calcio di punizione pronto a battere Gigino Franco, capitano ai tempi del Suio,
quando la squadra giocava in quella di Castelforte. Palla dentro per il colpo di testa, Cenerelli sotto misura, la palla che esce di poco, subito un'azione pericolosa da parte dei giocatori di Pernice. Grazie a questo calcio di punizione, colpo di testa tentato da Lonardo, si è rivelata una sponda praticamente per Cenerelli sul secondo palo. Cenerelli non è riuscito a girarla in rete. Rimessa laterale oltre la metà campo offensiva per il Minturno. Corrado cerca ancora Martino sulla sinistra, a due riprese riesce a riconquistare il pallone la squadra in maglia blu. Cenerelli gestisce davanti per Petrillo. Lemada recupera palla, ma è pressatissimo Reali. Finisce giù il contrasto tra numeri 11, il fallo è di Rossi. Palla profonda sulla sinistra a cercare Manauzzi, palla ancora una volta troppo lunga, rimessa laterale, ritmi altissimi per quanto riguarda il pressing in questi primi 5 minuti di gara. Lonardo, in avanti non c'è nessuno, il colpo di testa, l'appoggio comodo di Fontana a Pepe. Rimessa profonda, la spizzata di Venerelli per Reali che commette fallo su Corrado. Venerelli non accorda la distanza, arriva il fischio dell'arbitro a richiamare l'ex di questa giornata. Abbiamo visto durante il riscaldamento andare a salutare alcuni componenti della formazione di casa. Su tutti il mister Pernice. Colpo di testa di Zanella, manca l'aggancio Nolli che poi riesce a mettere giù il pallone, allarga forse cercando Martino, però non si era proiettato in avanti. Franco, Lonardo subito profondo rasoterra a cercare la sua punta, non la trova. D'Alessandro di testa prolunga per Petrillo che va a contrasto con Gurgui. La rimessa è per l'Ermada. Venerelli di testa l'allunga per il capitano Meccarelli. Zamparelli, un sombrero a superare Marconi. Finisce giù, il pallone diventa buono per Martino, l'appoggia indietro, ancora per il compagno, steso Martino, calcio di punizione per il Suio Minturno. Davide Di Giuseppe oggi ha un ruolo non semplice, almeno a giudicare dai contrasti che abbiamo visto in questi primi 7 minuti di partita. Una gara che si è fatta subito, molto fisica. Abbraccio tra Zamparelli e Venerelli. Colpo di testa della difesa a liberare, arriva come un treno Rossi, si è alzata la bandierina sul tentativo di raggiungere il pallone da parte di Petrillo. Suio Minturno che si schiera con una formazione che può essere simile a un 4-2-3-1 in questo momento, con Lonardo e Noli in mediana, tridente sulla tre quarti con Petrillo, D'Alessandro e Martino da destra a sinistra, Cenerelli unica punta. Anche se Rossi e Petrillo si scambiano molto, adesso sono proprio loro due che si scambiano il pallone, dietro per Lonardo, l'apertura a destra a cercare Martino è troppo corta,
recupera e rovescia subito dall'altra parte, l'inerzia e l'azione dell'Ermada, la palla è troppo lunga per Marconi, fallo laterale per il Minturno. Primi 8 minuti che se ne sono andati, siamo nel corso del nono, 0-0 tra Minturno ed Ermada. Ancora Leonardo, ancora davanti, per nessuno però, non ci sono compagni in maglia blu, va in pressione solitaria a Petrillo, il rilancio di Pepe, trova la testa di Leonardo all'indietro, la spizza anche Venerelli, insegue il pallone e non riesce a raggiungerlo prima che questo esca dal campo. A differenza di quanto vediamo nella nostra distinta in campo per il Minturno, c'è il numero 12, quindi dovrebbe essere Venditti il portiere del Minturno. D'Alessandro molto bene in avanti per Petrillo che insegue il pallone, a sua volta inseguito da Gorgui, palla in mezzo intercettata dalla difesa, l'appoggio sulla destra è troppo lungo, funziona la pressione del Studio Minturno, rimessa per la squadra in maglia blu. Giocatori dell'Ermada che si parlano. Per cercare di risolvere questa incomprensione, il momento è giù D'Alessandro, ma per allacciarsi gli scarpini. Va proprio lui a battere questo fallo laterale. Fischia di Giuseppe. Cenerelli di testa a cercare Petrillo in area di rigore, svetta Trani a liberare, rilancio di Zanella, c'è D'Alessandro in, c'è Rossi in zona, l'appoggio per Leonardo, ribattuto il suo tentativo di passaggio, è ancora una rimessa laterale praticamente dallo stesso punto dove ha battuto D'Alessandro, ancora lui con le mani, si fa vedere Rossi, la palla ancora dentro per cercare la sponda di Cenerelli, Leonardo la tocca appena. Meccarielli, l'anticipo di Zamparelli, davanti a cercare lo scatto di Martino, inseguito da Trani che gli porta via il pallone, di testa Noli, Cenerelli fa rimbalzare il pallone e il tiro finisce lontanissimo dalla porta. Chiede scusa ai compagni, ma era probabilmente l'unica vera soluzione da tentare in questo momento per cercare di uscire anche dalla rete del pressing dell'Ermada. Dodicesimo in corso, 0-0 tra Minturno ed Ermada al Caracciolo Carafa Conte. Pernice che assiste in questo momento calmo, a braccia conserte. Attenzione, questo pallone che sfila, stava per diventare buono per Petrillo. Ci arriva Pepe. Si parla con Zanella, è stato lui a lasciar scorrere questo pallone che stava per diventare buono per il numero 7. Martino di testa, Mecciarielli, poi Gurgui davanti per lo scatto di Reali, lo marca stretto D'Alessandro, Reali riesce a passare in qualche modo, poi rinviene D'Alessandro, ancora Ermada per un po' adesso palla con Gurgui, il destro finisce lontanissimo anche questo dalla porta, difesa da Venditti o da Petrillo con il numero 12. Franco, palla gestita nella propria area di rigore da Corrado, lancia in avanti, sfiora solo Cenerelli, Martino non addomestica e l'Ermada spazza in avanti, arriva ancora D'Alessandro che ha iniziato questa gara davvero con un'altissima intensità. D'Alessandro ancora davanti a cercare Rossi, copre la difesa, rimette però sui piedi di Petrillo che può alimentare l'azione offensiva per il Minturno, la gira male il Ermada però in apprensione, spazza in fallo laterale, Minturno che attacca, Ermada che si difende in maniera a volte anche un po' confusa, non che l'attacco del Minturno in questa fase sia particolarmente lucido, qui Petrillo prova l'attacco, Leonardo gli sfugge il pallone che viene spazzato via
Lo controlla Corrado di testa, l'appoggia al portiere. Rilancio con il destro e Sbilenco lo aggancia Reali. D'Alessandro duro sul numero 11. La palla è schizzata in avanti in fallo laterale. Finito giù il classe 99 dell'Ermada. Tutto regolare per il direttore di gara, la rimessa laterale per l'Ermada, profonda, cerca ancora la testa di Venerelli. È un po' una, sarà un po' una costante in questa partita, sia da una parte che dall'altra, risponde a cercare Cenerelli da una parte e Venerelli dall'altra, i due sono stati compagni di squadra proprio qui a Minturno. La rimessa con le mani ancora affidata ad Alessandro. Leonardo davanti per Cenerelli, pallone troppo profondo, copre la difesa, Fontana blocca la strada al numero 9, la rimessa dal fondo sarà per Pepe o presumibilmente per un compagno che sta andando a lanciare con il destro. Riesce in qualche modo Venerelli e qui subisce un calcione da Alessandro. L'arbitro va a dirgli qualcosa, non ha comunque estratto cartellini, nonostante in questa prima fase di gara, in questo primo quarto d'ora, quando stiamo arrivando al termine del quindicesimo minuto, l'intensità sarà davvero davvero alta nei contrasti. Mecciarelli pronto alla battuta con il destro. Palla verso il secondo palo, di testa prova a liberare la difesa del Minturno, poi Noli in avanti, lo scatto di Cenerelli tenuto da Fontana, dietro per Pepe. Arriva poi il fischio per il fallo di Leonardo su Manauzzi. Abbiamo detto due avvii di stagione in queste prime 9 partite speculari per Minturno e Ermada, opposti. Attenzione che qui entra in area l'Ermada, sventaglia il portiere con le mani, libera con un po' d'affanno la difesa di casa. Poi Marconi finisce giù, tutto regolare per l'arbitro che sta lasciando correre molto Leonardo con il destro per Petrillo che avanza. Lo marca Zanella e poi non ha altra scelta se non quella di spazzare in fallo laterale. C'era forse l'appoggio, la possibilità di un appoggio al portiere, ma il Minturno era in pressione. D'Alessandro ancora con le mani, sempre su questo out di destra dove il suo Minturno sta giocando tanto. Due primi tentativi di servire a sinistra Martino andati a male. Venerelli scende in mezzo al campo, passaggio sulla destra per Marconi, un intervento ancora duro, la palla che arriva a Cenerelli, Cenerelli in area di rigore, Cenerelli sul fondo prova a mettere in mezzo, l'uscita bassa di Pepe col mancino, troppo debole il suggerimento di Cenerelli, c'è stato il taglio dentro di Petrillo. Pepe a rilancio, ancora a cercare la sponda di Venerelli, ci arriva Martino, ci arriva però anche Manauzzi che finisce giù, fallo e calcio di punizione per l'Ermada. Con l'esterno davanti in due tempi, Marconi prova a servire un compagno, non lo trova, può ripartire il Minturno con Martino, cerchiato, Marconi strappa via il pallone, lo recupera Noli, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia nera, rimessa sull'auto opposto, quello più lontano dalla nostra postazione per il suo Minturno. Rossi lascia scorrere il pallone, è una buona idea, serve Petrillo, la tocca provvidenziale quell'intervento
di Gurgui. Teneti Petrillo che sarebbe potuto trovare a tu per tu con Pepe. Ancora con le mani, D'Alessandro. Lungo in area a cercare Cenerelli, l'anticipo di Gurgui. Di petto la domestica, poi la controlla e la lancia di destro, male però. A cercare Reali, pallone che esce, ancora rimessa. Cenerelli non riesce a controllare, il pallone è spazzato però ancora una volta in fallo laterale, un po' in apprensione in questa primi 19 minuti. L'Ermada non riesce a uscire con qualità dalla propria area di rigore, dalla propria tre quarti. Tante rimesse, proprio tante rimesse laterali per la squadra di casa. Cenerelli con il destro, ribattuto da Zanella, e ci sarà calcio d'angolo. Noli al piccolo trotto per andare a battere questo calcio d'angolo, si avvicina anche Martino. Sulla destra si porta anche Petrillo, in area di rigore ci sono Corrado, Leonardo, Cenerelli, fuori dall'area Rossi, sono in tre vicino al punto di battuta, infatti arriva lo scambio con Martino, la sovrapposizione di Petrillo, palla dentro per Leonardo di testa, il pallone che va verso il secondo palo, più che un tiro sembrava una sponda per Corrado, palla troppo profonda, non ci è arrivato nessuno, pallone che finisce sul fondo al ventesimo. 0-0 ancora tra Minturno ed Ermada, regna la parità al Caracciolo Carafaconte, pronto al rinvio ancora il team ospite allenato da Fabrizio Pannozzo, che passeggia ai limiti della sua area tecnica. Più buono il disimpegno di Reali che impalleggia, mantiene il pallone che viene allargato adesso sulla sinistra per Mecciarielli, ancora sulla sinistra il velo di Reali per Gurgui, palla col mancino in mezzo, messa fuori, la rimessa laterale in zona d'attacco, questa volta è per l'Ermada. Ermada che viene dalla vittoria casalinga 1-0 contro l'Aurora Vodice, l'ultimo turno in casa, quello invece in trasferta è stato contro l'Atletico Cervaro 1-1. Il punteggio, che palla che quasi dà l'illusione del gol, pallone lasciato rimbalzare in area, è arrivato il tocco sotto porta di un giocatore dell'Ermada. La palla che si è impennata e si è insaccata sulla parte superiore della rete. Pallone qui spazzato, un campanile da Zanella. La rimessa è per la squadra ospite. Andrà a battere con il numero 2, il classe 2000 Trani, sono due i 2000 in campo per l'Ermada, Trani e Collai. Venerelli, Martino gli rimpalla il pallone, ancora Venerelli, il tocco è il suo, l'ultimo tocco nel contrasto con Martino, rimessa blu. L'arbitro fischia a sentire le ragioni di Pannozzo, gli va a dire qualcosa, probabilmente un avvertimento. Cenerelli mette giù all'indietro per Zamparelli, con l'esterno cerca Petrillo, libera la difesa dell'Ermada. Venerelli mette bene giù di petto, poi subisce un contrasto duro, fallo di Noli. Tanti contrasti duri in questa prima metà di primo tempo,
Siamo al 23esimo esaurito proprio mentre stiamo parlando. Fontana, palla in mezzo, prova la rovesciata addirittura Reali. Petrillo intercetta questo passaggio di testa, poi prova a servire sulla corsa Cenerelli. Buono questo start in avanti ancora per Reali, con un gran tocco mantiene il pallone, la combinazione con Marconi, si porta in avanti il pallone Gurgui, tocca per il pallone troppo forte, palla sul fondo, rimessa da fondo campo per il Suyom in turno, inizia a passeggiare nervosamente adesso anche per Nice, che vede i suoi non riuscire a gestire bene il pallone in fase offensiva, nonostante stiano proponendo tanto. La rimessa è per l'Ermada in zona d'attacco, Ermada che ha guadagnato campo. La rimessa è per Gurgui, andrà a battere con le mani, vicino a lui c'è Mecciarielli, probabilmente si andrà in area di rigore. Di testa Leonardo, Petrillo la stoppa, campanile alzato di Mancino, la mette giù Zanella, sbaglia però. Poi vai a coprire su Cenerelli, serve il proprio portiere. Non 25 minuti di grande calcio, a dire la verità, fino a questo momento. Qui un altro pallone perso in fase di impostazione dal Suyom in turno. Va Gurgui, Leonardo intercetta. Martino di prima, molto bene per Petrillo, che può avanzare, va al tiro, palla che si impenna sopra la traversa, ha sbagliato in maniera abbastanza evidente la conclusione. Il numero 7, messo sotto pressione dal recupero della difesa, c'era Cenerelli dall'altra parte, ha preferito andare alla conclusione. Forse anche per evitare di perdere banalmente il pallone al 26esimo. Il tiro alto di Petrillo, rivio profondo sulla tre quarti, la sfiora di testa soltanto Reali, recupera d'Alessandro, Leonardo col destro, la stoppa Martino, stoppa a seguire con questo libero di un avversario, poi ancora cerca questo filtrante per Petrillo. Vediamo se crescerà il numero 10 del Minturno nel corso della partita, dalle sue invenzioni spesso dipende almeno la varietà della spinta offensiva del Suyom Minturno. Qui la stop a seguire complesso di Mecciarielli e mette giù Rossi. Si prosegue forse per il vantaggio con Leonardo, che apre ancora sulla sinistra del Martino, ancora una volta però sbaglia le misure. Martino. Zamparelli poi chiuso, ancora in fallo laterale. Con le mani ci va proprio lui. Franco. Leonardo sulla tre quarti. Osserva la posizione dei compagni, arriva l'opposizione sul suo tentativo di lancio. Insegue il pallone Rossi, controlla e si prende la rimessa laterale Gurgui. Va con le mani, colpo di testa di D'Alessandro. Esce imperioso Zanella, palla che però diventa buona per Martino. Petrillo prova di testa a servire Cenerelli. Mecciarielli insegue il pallone, riesce a servire un compagno, palla sulla sinistra per Reali che può avanzare, e si fa incontro Leonardo che lo ferma, ancora Reali però in possesso, cambia versante di gioco, Marconi di testa, Venerelli dove non ci sono compagni, l'appoggio all'indietro di testa di Zamparelli per il proprio portiere che rimette subito il pallone in gioco per Franco, ancora Zamparelli, vicino a lui Leonardo. Eccolo in possesso, l'appoggio per Corrado, guadagna campo, poi con il destro
va a cercare uno tra Martino e Cenerelli, il colpo di testa in difesa non è preciso, insegue il pallone e lo va a prendere Petrillo, ancora in mezzo, ancora un colpo di testa, pallone spazzato via sulla tre quarti difensiva Reali. Per Mecciarielli l'intervento in scivolata di D'Alessandro, che ha iniziato questo primo tempo in maniera allucinante dal punto di vista dell'intensità e dell'applicazione sia difensiva che offensiva. La palla però non viene gestita bene ancora una volta dalla Winturno per il pressing dell'Ermada. Ermada che adesso lancia il pallone in avanti. Franco controlla Venerelli. Zamparelli, una sorta di batti e ribatti. Alla fine Noli mette giù. Zamparelli avanza con il destro a cercare Petrillo. Di testa Zanella. Petrillo in rovesciata. Palla leggermente alta, applausi da parte del pubblico assiepato sugli spalti del Carascello Carafa. Rolando Conte, 29esimo, che sta per concludersi in questo momento. Ancora 0-0 però tra Winturno ed Ermada, squadre che si stanno abbastanza annullando senza creare occasioni degne di nota. Forse questa rovesciata di Petrillo insieme al tentativo casuale sul calcio d'angolo dell'Ermada. Colpo di testa di Noli che finisce in fallo laterale. Mecciarielli lascia Gurgui la battuta di questa rimessa. C'è vicino Cullai, però si andrà ancora una volta probabilmente in mezzo a cercare la sponda di Venerelli. Intenzione letta e anticipata da Corrado. Qui Venerelli non riesce nello stop. Pallone che filtra poi in area di rigore, lo va a controllare il portiere, lo rimette sui piedi di Corrado. Leonardo ben trovato in mezzo al campo. Rossi che adesso gioca sulla sinistra vicino a Martino, scambio tra Martino e Cenerelli, non trova Noli. L'anticipo qui tentato da Zamparelli, ancora una volta ne esce un intervento abbastanza duro. L'arbitro ancora una volta tiene in tasca i cartellini, fischiato il fallo comandato per l'Ermada che andrà a battere. Siamo tra la tre quarti e il centrocampo, difensiva chiaramente la tre quarti, settore di destra, alla battuta Fontana, prolunga in qualche modo, poi Venerelli, il contrasto con Corrado, tutto regolare per l'arbitro. Rinvio a cercare Petrillo, manca il colpo di testa, ci arriva Zanella, il fallo del numero 6. Calcio di punizione per il Studio Minturno, l'arbitro però vuole andare a parlare con uno dei giocatori dell'Ermada. Posto di battuta un po' diverso rispetto a quello dove è stato fischiato il fallo. Si allontana da Alessandro, andrà quindi a battere Noli col mancino, a cercare presumibilmente qualcuno sul secondo palo. Petrillo, Martino, Corrado e Cenerelli al limite dell'area, pronti ad entrare. Si va verso Martino che non riesce ad agganciare, anzi era Leonardo, pronti ad agganciare. Palla però troppo profonda, non era Petrillo, era Leonardo. Palla sul fondo, rimessa per Pepe. 33 minuti sul cronometro, non sicuramente esaltanti dal punto di vista del gioco, si è giocato però un'intensità altissima, ritmi forsennati per quanto riguarda il pressing e l'applicazione difensiva, che ha portato però spesso a questi lanci lunghi come quello che abbiamo appena visto di Franco. Di testa Noli al rimorchio,
Dribbla un avversario, arriva però la copertura di Kullai. Ingresso però sulla linea laterale, riesce a conservare il possesso senza far uscire il pallone. Reali, Mecciarielli recupera palla, Noli, Rossi, Cenerelli, cerca ancora Noli, il pallone arriva a Petrillo, prova a metterlo sul secondo palo, attenzione Martino, può metterla giù, il palleggio di Martino con un po' di sufficienza, recupera palla Manauzzi davanti, poi il pallone a cercare Venerelli sulla linea laterale, non riesce a controllare, pallone che esce fuori, rimessa per il Minturno, già battuta Franco, Corrado avanza senza opposizione, poi lancia con il destro, Martino non riesce a tenere il pallone in campo, tanta imprecisione in questo primo tempo da una parte e dall'altra, squadre più preoccupate a non prenderle piuttosto che ad impostare, anche difficile onestamente avere la lucidità di giocare bene il pallone rasoterra sia per le condizioni del terreno di gioco, ha piovuto in nottata, sia per, l'abbiamo detto tante volte, il pressing che le due difese e i due centrocampi stanno mettendo in questo avvio di gara. Vediamo tanti lanci, tanti errori. Leonardo l'appoggia all'indietro per Franco, c'è Corrado che si lamenta con qualche compagno, alla fine questo passaggio in profondità alto a cercare Cenerelli, non trova nessuno, palla che rotola verso Pepe che la va a bloccare, ci bisogna di più calma, di ragionare. Qui esce Zamparelli che va a bloccare il pallone con le mani, quasi chiamando il fallo che arriva, però fischio dell'arbitro, il calcio di punizione per il Studio Minturno. Corrado di nuovo, il tocco di Cenerelli, attenzione il pallone rischiava di diventare buono per Petrillo, ancora una volta con un po' d'apprensione la difesa dell'Ermada, queste palle a metà. Pallone che è uscito, non riesce a controllarlo Reali. Si alza la bandierina del guardalinee. La rimessa laterale sarà battuta da Alessandro. Chiamava il pallone Corrado, qui viene cercato Petrillo, colpo di testa di Gurguia a mettere il pallone ancora una volta oltre la linea laterale del campo. Guadagna metri il Minturno con queste rimesse. Non trovato Cenerelli, Leonardo fa opposizione, poi qui Corrado appoggia entrambe le braccia su Venerelli, c'è il calcio di punizione. Si attende un po' per battere questo calcio di punizione. Va Gurgui sulla sinistra a cercare Mecciarielli. Petrillo stoppa tutto e mette il pallone in fallo laterale. Sale Gurgui a battere questa rimessa con le mani. Si allontana Mecciarielli, il pallone verrà quindi messo in mezzo, è andato però verso la battuta Venerelli, adesso ha levato l'opzione al numero 3, Minturno che sparacchia il pallone in avanti a cercare Cenerelli che spera in un errore della difesa, che arriva Martino a gran velocità, c'è Doni sulla destra, sta arrivando anche Rossi, servito il pallone però troppo lungo, arriva la copertura di Zanella. Fallo laterale per il Minturno sulla sinistra, andrà a batterlo Zamparelli, Martino ha sbagliato il tocco, quello che poteva diventare anche un 3 contro 2 abbastanza pericoloso. Rossi prova con il destro, ribatte la difesa, prova ad avanzare l'Ermada, Venerelli non ci arriva,
Franco rovescia di testa Leonardo, di testa ancora Rossi, che qui subisce il fallo. Arriva il pisco dell'arbitro, il fallo commesso da Marconi. Franco chiede la distanza, alla fine mette il pallone sui piedi di Leonardo che va alla conclusione da lontano. Tiro che non risulta essere pericoloso, si spegne alla sinistra di Pepe che potrà andare alla ripresa che verrà affidata, come sempre abbiamo visto in questo primo tempo, al numero 6 Zanella. Siamo a metà del 39esimo minuto, regna la parità al Caracciolo Carafa, Rolando Conte, i due allenatori che si sbracciano dalle loro panchine, sicuramente non soddisfatti di quanto hanno visto finora. Grande applicazione difensiva, grande ritmo, grande intensità, soprattutto nei contrasti, ma molta poca lucidità nell'imbastire, nell'impostare le azioni d'attacco. Tanti errori, troppi, dalla cintola in su, e tantissimi lanci dalla propria tre quarti a cercare le sponde delle punte da una parte e dall'altra, Cenerelli e Venerelli, che in questo momento però non sono riusciti ancora a servire palloni importanti ai compagni né a essere innescati in modo pericoloso. Franco davanti proprio per Cenerelli che non riesce a stoppare, serve comunque in qualche modo Martino, arriva la copertura di Zanella che spazza in fallo laterale prima che il pallone arrivi a Martino. Rimessa in zona d'attacco per il studio Minturno, recupera e spazza ancora in fallo laterale l'Ermada, arretra di qualche metro la squadra di casa. A battere Zamparelli, vicino a lui c'è Franco, si fa vedere anche Rossi, movimento di Cenerelli, cercato proprio lui di spalla, poi viene tolto il pallone ed è calcio di rigore, calcio di rigore per il Minturno. Le proteste dei giocatori dell'Ermada, il tocco di spalla di Cenerelli che poi ha provato ad andare al tiro in girata, ha preso Manauzzi che ha tentato di intervenire per togliere il pallone e c'è riuscito a togliere il pallone a Cenerelli. Cenerelli infatti non ha impattato con il pallone, c'è stato questo contatto tra Cenerelli e Manauzzi, è rimasto giù tra le altre cose proprio il numero 8 dell'Ermada. L'arbitro ha comandato il calcio di rigore, ha preso questa responsabilità Davide Di Giuseppe, noi dobbiamo fidarci. C'è un cartellino rosso, c'è un cartellino rosso, l'espulsione del numero 5, espulso Fontana al 41esimo, espulso Fontana al 41esimo, cambia in modo radicale la partita al Caracciolo Carafa, Rolando Conte di Minturno. L'arbitro ha fischiato un calcio di rigore e su un contatto tra Manauzzi e Cenerelli. Le proteste dei giocatori dell'Ermada, evidentemente qualche parola di troppo da parte di Fontana che al 41esimo è stato espulso. Piove sul bagnato per la squadra ospite che adesso ha una sola speranza, cioè che venga neutralizzato questo tipo dal dischetto quando mancano meno di 4 minuti alla fine del primo tempo. Ovviamente poi sarà recupero da recuperare, ci sarà questo tempo che si sta perdendo tra le proteste e il cartellino rosso. Opportunità per la squadra di casa di mettere la partita su binari decisamente favorevoli. Leonardo contro Pepe, partono gli oh dei tifosi minturnesi, si attende il fischio dell'arbitro, parte Leonardo e il gol dell'1-0 lo segna Leonardo al 43esimo, cambia il parziale, studio Minturno avanti su calcio di rigore. Thank you.
l'esultanza di Leonardo e dei tifosi e dei giocatori del Suyo Minturno, cambiata la partita al 43esimo. 1-0 per i padroni di casa. Ermada, che adesso con lo svantaggio dovrà trovare il modo di reagire in 10. Qui Venerelli non addomestica il pallone. Rossi, lo scambio tra Martino e Leonardo, ancora Martino per Nolli, sembra essere sbloccata anche mentalmente la squadra di Pernice. Il fallo di Meccarielli, credo di averlo pronunciato male e chiedo scusa a lui e a tutti i nostri amici ascoltatori. Meccarielli, non Mecciarielli. Pallone che diventa buono per Martino, lo rimette in mezzo al campo. Noli manca però col mancino. Poi arriva il fischio dell'arbitro, forse è fischiato un fallo. Non abbiamo capito se sarà fischiato fallo o un fuorigioco. Ho visto il braccio alzato a indicare. Niente, calcio di punizione, semplicemente fallo fischiato all'Ermada. In favore dell'Ermada, che adesso prova a reagire. Gurgui, Meccarielli. Prova a partire da dietro la squadra ospite, Zanella davanti. Attacca Venerelli sulla destra. Palla dentro, messa fuori da Corrado, poi Franco. Leonardo si prende un bel rischio, qui è rimasto intanto giù un giocatore del Suyo Minturno, si tiene la testa Zamparelli. L'arbitro non ha interrotto il gioco finché la palla non è stata messa fuori. Suonano i tamburi di guerra degli Indians, sono stati concessi, se non ho visto male, 3 minuti di recupero, sono già iniziati. Si è rialzato Zamparelli. Ermada che restituisce il pallone in fallo laterale al Suyo Minturno. Franco per Corrado, Leonardo, di nuovo Corrado. Adesso allarga il gioco il Suyo Minturno a cercare spazi che inevitabilmente possono venire a crearsi dopo l'espulsione di Fontana. La rimessa con le mani per D'Alessandro. Petrillo non riesce a controllare questo pallone. Prova a ripartire Reali, Petrillo gli scippa il pallone, siamo in area di rigore. Petrillo in mezzo all'opposizione di Meccarielli e sarà calcio d'angolo. Anzi no, sarà rimessa laterale. No, calcio d'angolo. Visto Noli andare con le mani più verso il centro del campo. La nostra visuale da questa posizione non è perfetta da questo punto di vista. Martino, sponda di testa, la manca Cenerelli, attenzione! Si sfiora il 2-0 quando arriva il fischio finale del primo tempo. Finisce 1-0 per il Suyo Minturno, che ha trovato il gol dal dischetto con Leonardo. Ermada in 10 per l'espulsione di Fontana per proteste in occasione proprio del calcio di rigore. E per il primo tempo è tutto, ne vediamo appuntamento, restate qui, non cambiate canale che ci aspettano i secondi 45 minuti, sempre qui dal calcio di Carafa, Rolando Conte di Minturno.
Siamo tornati in campo, pronti per il secondo tempo di Studio Minturno Ermada. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-0 per la squadra di casa, che è andata a segno con un calcio di rigore realizzato da Leonardo al 43esimo, è stato espulso in occasione proprio del calcio di rigore. Per proteste il numero 5 Fontana. C'è stato un cambio all'intervallo, mentre è rimasto giù proprio Leonardo mentre attaccava l'Ermada. Diciamo, c'è stato un cambio all'intervallo nel tentativo di trovare un nuovo assetto. È entrato con il numero 15 Zandona, un alto classe 2000. È uscito il numero 11 Reali, uno dei più attivi comunque della squadra ospite nella prima frazione di gara. Gioco fermo per permettere le cure a Leonardo, che è rimasto giù. Tante proteste in occasione del fischio del direttore di gara. Cenerelli era finito giù in area di rigore in un contrasto con Manauzzi. Restano dei dubbi sinceramente sull'intervento del numero 8, in mancanza di replay però in presa diretta, di immagini comunque più ravvicinate ci chiariscano cosa è successo. Non possiamo che fidarci della decisione dell'arbitro, di Davide Di Giuseppe di Frosinone e dei suoi assistenti, Davide Messina e Daniele Angelico, rispettivamente di Cassino e Aprilia. Pallone restituito dal Studio Minturno all'Ermada per fare la chiosa sull'episodio del rigore arrivato al 41esimo. Per proteste è stato espulso Fontana, mentre qui un altro fallo duro di Martino su Trani. L'arbitro ha estratto un solo cartellino durante la partita, proprio quel rosso a Fontana. Evidentemente sono volate parole grosse anche qui, probabilmente l'arbitro avrebbe fatto bene estrarre il cartellino giallo per Martino, se non altro per cercare di tenere il controllo su una gara che è stata molto fisica nel primo tempo, che non accenna a cambiare questo registro nel secondo, per evitare insomma che si trasformi un pochino in una rissa. L'arbitro magari farebbe bene a tenere sotto controllo la situazione. Tocca il primo pallone della gara proprio Zandona, della sua gara. Qui contrasto con Leonardo, il pallone che rotola in fallo laterale per la squadra di casa, che scambiano il 5 i due giocatori. Colpo di testa di Gurgui. Meccarielli in avanti a cercare Venerelli, controlla Corrado che mette il pallone però nuovamente in fallo laterale. Guadagna metri la squadra ospite, che deve cercare una reazione in questa ripresa in inferiorità numerica. C'è stato un altro cambio all'intervallo, cercheremo anche di dirvi chi è uscito. Quello che è certo è che è entrato Di Cicco. Adesso va a toccare il pallone e guadagnare una rimessa con le mani. Battuta in area di rigore, Leonardo di testa, Petrillo col mancino non perfetto, arriva la sventagliata di destro, tiro potente e anche abbastanza preciso di Meccarielli. Improvviso c'è stata deviazione e sarà calcio d'angolo. Ringrazio i nostri ospiti qui in tribuna che ci correggono la distinta. Mucciarelli. Quindi ora è ufficiale, ho sbagliato tantissimo durante la partita. Mucciarelli, palla dentro, la spizzata di testa e il palo colpito dopo una deviazione. Sarà ancora calcio d'angolo in questo avvio. Siamo al 48esimo appena iniziato. Anzi, 50esimo appena iniziato. Ermada che prova la reazione, palla dentro, attenzione, ancora un mezzo pasticcio della difesa del Studio Minturno e sarà ancora calcio d'angolo.
battuto in questo momento col mancino di testa, palla messa fuori, il tiro di Trani, la palla che finisce di poco oltre l'incrocio dei pali. Tra il 49esimo e il 50esimo, 4 occasioni per l'Ermada, che sicuramente ha trovato negli spogliatoi la forza di reagire, e ha iniziato questo secondo tempo davvero in modo convinto. Qui il fallo di Venerelli su Zamparelli. La mente è una gomitata, l'arbitro ha comunque fischiato. Venerelli abbastanza sorpreso del fischio dell'arbitro. Noli a sinistra per Martino, arriva sul fondo, prova a rientrare sul destro, insiste però Trani che spazza via direttamente sui piedi di Leonardo. L'appoggio per Cenerelli leggermente largo, serve Rossi che mette in mezzo, palla sull'esterno della rete. Ancora Minturno però in avanti, Cenerelli nella di rigore, Cenerelli, l'appoggio per Martino, la porta è vuota! E il gol di Martino! Il Minturno raddoppia e siamo 2-0 al 52esimo. Il gol di Martino. Su Minturno che ha recuperato palla. Le proteste di Marconi proprio sotto la nostra postazione all'indirizzo del guardaline. Cenerelli è riuscito a domesticare il pallone in area di rigore. In uscita il portiere, Cenerelli è riuscito a servire Martino che a porta vuota con il destro, con 3 giocatori davanti, ha comunque trovato lo spiraglio per il gol del 2-0. Su Minturno che dopo un avvio da brividi con almeno 4 occasioni tra il 49esimo e il 50esimo per l'Ermada a caccia del pari, trova la via del raddoppio. Adesso Ermada che avanza con il numero 15 Zandona, deve trovare un appoggio all'indietro, si fa vedere Mucciarelli, palla sul fondo e sarà calcio d'angolo. Pronta la battuta di questo ennesimo corner l'Ermada. Col mancino dentro, la spizza Cenerelli di testa, la controlla Gurgui, non riesce a superare Franco. Zamparelli, in pressione Venerelli, Zamparelli deve mettere il pallone in fallo laterale, lo va a battere probabilmente Gurgui. Dovrebbe essere uscito quindi Kullai per far entrare Di Cicco nell'intervallo. È messa con le mani, battuta profonda. Venerelli si lamenta, ma è uscito il portiere a bloccare il pallone con le mani dopo il rimbalzo. Cenerelli di testa a servire ancora Martino, il contrasto di Trani che gli sporca il pallone, prova a difenderlo Martino, ci riesce, poi finisce giù il fallo di Trani, l'arbitro fischia e va a parlare con il numero 2 della squadra ospite mentre Martino si rimette in piedi. Quindi aggiorniamo, all'intervallo sono usciti Kullai e Reali, sono entrati Di Cicco e Zandona. Calcio di punizione al 55esimo, appena iniziato, va a battere Martino sull'out di sinistra, con il destro cercherà probabilmente il secondo palo. Sono Leonardo, D'Alessandro, Petrillo, Rossi, Cenerelli, la palla proprio verso il secondo palo, la mancano un po' tutti, ci arriva Petrillo che la rimette in mezzo, la controlla Venerelli. Arriva poi Noli a toccarla, la rimessa è per l'Ermada. Una spinta.
ai danni di Noli da parte di Marconi, che poi va a muso duro anche con l'arbitro. L'Armada farebbe bene a non peggiorare la propria situazione. Noli era chiaramente l'ultimo ad aver toccato palla, si è impossessato del pallone per battere la rimessa. Il nervosismo di Marconi, che l'ha prima spinto, poi è andato a urlare in faccia all'arbitro. Petrillo a destra a cercare Cenerelli, il pallone leggermente lungo, ci arriva comunque il numero 9 che aspetta i compagni, la palla dentro per Martino, fuori per Leonardo che di destro la spara altissima. Lavoro difficile oggi quello di Davide Di Giuseppe, partita che è rimasta molto dura. Mentre si prepara al terzo cambio l'Armada. Esce Venerelli con il numero 21 al 56esimo, al suo posto entra Di Trocchio. Ed esce anche un giocatore del Minturno. No? Non sto capendo molto. Ah, è il giocatore del Minturno, è lì per battere la rimessa. Quindi il cambio è ancora per l'Armada. Esce proprio Marconi con il numero 7. Ed entra Piccione con il 16. Partita che si è fatta bollente da un punto di vista nervoso. Le sta tentando tutte, anche Pannozzo, per evitare di subire magari altri cartellini. Qui buono il velo di Martino per Fontana che scende, per Zamparelli sulla sinistra. Martino fermato da Trani, la rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di casa. Martino ancora ci prova a ritacco. Mucciarelli. Piccione in mezzo a tre, adesso diventano quattro. Alla fine recupera palla Noli, sbraccia Piccione, commette fallo su Noli. E anche Piccione va a dire qualcosa all'arbitro. Ci sentiamo comunque di dire onestamente che è la condotta dell'arbitro che sta facendo trascendere la partita, mentre qui viene rischiato un fuorigioco. Anzi, la rimessa laterale, visto la bandierina alzata dell'arbitro, li stiamo capendo poco anche noi, perché la partita sta veramente diventando molto nervosa, ci lasciamo un po' trascinare anche noi, si riesce a capire poco di quello che succede in campo. Ora il Minturno che prova a congelarla con il possesso. Corrado, cercare Martino, lo stop di Martino è di pregevole fattura, dietro per Noli, in mezzo, Cenerelli al limite dell'area, Mucciarelli sulla pressione di Petrillo, spazza via di Cicco, lo scatto in avanti di Di Trocchio, guadagna la rimessa laterale. Palla messa fuori da Alessandro. Quello di Trocchio. Recupera palla il studio Minturno con D'Alessandro che la spazza in avanti. Non la può trattenere Cenerelli. Palla all'indietro per Pepe. Rossi di testa, finisce col servire
di Trocchio. Calcio di punizione per l'Ermada, è rimasto giù il numero 9 ospite che adesso lentamente si rialza. So che sembra strano rimarcare quanti cartellini sono stati estratti, ma vista la partita che state guardando assieme a noi, adesso arriva il cartellino giallo. Dovrebbe essere stato ammonito D'Alessandro. Ma proprio prima di questo cartellino sarebbe estratto solamente quello rosso per Fontana nel primo tempo, una partita che si è incattivita tanto, ma perché è stata caratterizzata da tanti scontri, tanta fisicità già dai primi minuti del primo tempo. L'arbitro fino a questo momento, quindi fino all'ora di gioco, non aveva ammonito ancora nessuno, aveva espulso solo Fontana per proteste. Adesso necessita di stringere un po' le proprie mani sulla gara, direttore, l'arbitro di quest'oggi, perché rischia di vedere seriamente la partita sfuggirgli di mano. Leonardo a cercare Petrillo. La palla poi carambola su Noli, finisce in fallo laterale, non ci possono arrivare né Martino né Zamparelli. La rimessa è nera, la batte Trani. Cercare in avanti Piccione che serve Zandona. Palla recuperata però dalle maglie blu. Cenerelli viene a centrocampo a servire Franco. Leonardo. Martino la lascia per Zamparelli che scende sulla sinistra, adesso si ferma, vuole rientrare sul destro, serve Martino, che finta il retropassaggio per dribblare Zandona, poi alla fine serve Franco. Corrado, con ogni probabilità a questo punto lancerà, invece no, Franco. Corrado ha praticamente sparato in avanti quasi tutti i palloni che gli sono arrivati, adesso trova in Franco un compagno ideale per raffreddare gli animi e congelare la partita. 63esimo in corso, siamo 2-0 per il Studio Minturno sull'Ermada nella decima giornata del campionato di promozione girone D. Leonardo servito da Corrado, si muove a sinistra Zamparelli, preferisce tornare da Corrado, di nuovo Leonardo, continua a scambiare col centrale di difesa, poi Cenerelli all'indietro, di nuovo Corrado, eccolo il lancio con il destro a cercare Martino in posizione irregolare, si alza la bandierina dell'assistente e dell'arbitro, calcio di punizione per l'Ermada. Palla lunga. Ci sono però solo i difensori del Studio Minturno in zona. Franco controlla e serve Leonardo, non ha pressing, può lanciare a destra per Petrillo. Un ottimo lancio, finisce giù Petrillo. L'arbitro gli fa segno di alzarsi. Ci ha pensato un attimo l'arbitro, poi ha fatto cenno a Petrillo di rimettersi in piedi. Ma ancora l'Ermada che non riesce a tenere un pallone. Zamparelli per Martino. La sovrapposizione di Zamparelli, Martino preferisce andare indietro da Noli. Allarga, non trova Rossi, la palla messa in fallo laterale dalla squadra ospite, pronta a rimetterla in gioco D'Alessandro, che trova ancora Petrillo, che si sta proponendo tantissimo, molto generoso come sempre Petrillo, adesso qui però forse sottovaluta il rimbalzo del pallone, non la raggiunge più, finisce il campo. Rimessa dal fondo per l'Ermada, che aveva iniziato questo secondo tempo in maniera molto molto positiva. Poi è arrivato il raddoppio di Martino sulla prima occasione utile per la squadra di casa. E lì si sono spente un po' le velleità offensive dell'Ermada, che adesso qui attacca
c'è il fischio dell'arbitro, fuori gioco segnalato a Zandona. Alzata la bandierina ai guadalini, c'è fuori gioco, c'è cambio per il suo Minturno, esce con il numero 11 Rossi, entra con il numero 19 Verrengia al 65esimo, concluso praticamente. Ecco il colpo di testa di Verrengia che tocca il suo primo pallone, il pressing di Cenerelli gli frutta una rimessa con le mani in zona d'attacco, praticamente un calcio d'angolo con le mani, lo andrà a battere Noli che però posiziona il pallone a terra, quindi sarà calcio d'angolo. Se guarda linee, tiene la bandierina a mezz'aria e non indicare lo spicchio del corner, ma è calcio d'angolo, noi la mette in mezzo, il colpo di testa di Zanella, controllo di Ditrocchio, prova a ripartire l'armada, ma il colpo di testa di Verrengia che poi tocca con le mani, calcio di punizione per l'armada, ancora intensissimo il recupero del pallone anche per battere un calcio di punizione. La palla appoggiata all'indietro per Zanella, con il destro allarga a cercare Zandona, molto bene anche lo stop di Zandona marcato da Petrillo e da Zamparelli, alla fine Petrillo alla meglio, ancora insiste Zandona, Petrillo all'indietro per Zamparelli che spazza via il pallone per il lancio dell'armada, spizza di testa Mucciarelli, blocca il portiere blu in maglia rosa oggi, rosa fluo, Martino che ha arretrato di molto il proprio raggio d'azione dopo l'ingresso di Verrengia, che adesso va a lottare su questo pallone, non lo mantiene però Mucciarelli, Martino con un po' d'apprensione, alla fine l'appoggia indietro per Corrado, D'Alessandro, Verrengia, ancora Martino, Armada che si limita in questa fase a rilanciare in avanti il pallone, viene catturato sempre dai giocatori del Studio Minturno, Franco invoca calma, serve Leonardo a sinistra per Zamparelli, a campo se lo prende, poi rientra sul destro Cenerelli, cerca Noli, si deve allargare, arriva la sovrapposizione di Zamparelli, Noli va da solo con l'esterno a cercare Petrillo in area, la rovesciata di Petrillo finisce alta, la finisce fuori, l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'armada, di Trocchio nella fattispecie, già battuto il fallo laterale da Alessandro, Leonardo in possesso palla, la gira per Franco indietro, sulla sinistra Zamparelli, servito lo scambio ancora con il suo capitano, Leonardo si fa vedere vicino, lo scambio tra i due, sempre con calma il Studio Minturno, davanti per Petrillo, arriva e recupera palla di Trani, Mucciarelli davanti bene per Zandona che però parte in posizione irregolare, si alza la bandierina di uno degli assistenti del direttore di gara, li ricordiamo sono Davide Messina di Cassino e Daniele Angelico di Aprilia, fuori gioco del numero 15, calcio di punizione per il Minturno, passano i secondi, passano i minuti, siamo al 70esimo, 20 minuti alla fine della partita, 2-0 per il Studio Minturno, e gol nel primo tempo di Leonardo su rigore, il raddoppio in avvio di ripresa di Martino.
Palla che finisce oltre l'out di destra per l'Ermada, la rimessa sull'out di sinistra per il Minturno. La fascia più vicina alla nostra postazione, può salire in pressione l'Ermada, recupera palla infatti di testa Trani, ma non ha compagni da servire. Cenerelli per Martino, arriva lo scatto di Petrillo e di Cenerelli, i due non si intendono, quasi si perdono il pallone, alla fine lo raggiunge Cenerelli, siamo sulla sinistra, ci mette il piede Trani, quell'attimo perso nell'incomprensione tra chi su chi dovesse andare sul pallone, tra Petrillo e Cenerelli, è costato, quella poteva essere un'azione pericolosa in contropiede, era stata ottima l'apertura di Martino, come ottima era stato il lancio di Cenerelli per lui. Leonardo si torna indietro da Corrado, Franco, Zamparelli ancora per Franco in proiezione offensiva, ci mette il corpo Mucciarelli, sarà calcio d'angolo per il Suio Minturno. Non vedo giocatore, ah sì, adesso si è andato a scaldare un giocatore del Suio Minturno, ha esaurito i cambi l'Ermada, anzi no, in realtà ne ha fatti 4. Infatti c'è un altro giocatore dell'Ermada a scaldarsi, c'è un giocatore del Suio Minturno, va a battere il calcio d'angolo Leonardo, la traversa colpita da Leonardo che ha cercato direttamente la porta al 72esimo. Ermada che prova a uscire dalla propria tre quarti, ci mette lo zampone Verringia, palla in out. Di Trocchio, Mucciarelli, Ermada che prova ad avanzare, è libero qui sulla destra, servito Trani, palla però troppo lunga, non è riuscito a servirlo bene Gurgui, rimessa per il Suio Minturno, Franco con la solita calma olimpica. Corrado, Franco, c'è Zamparelli vicino sulla sinistra, servito, si fa vedere Nolli ma si fa vedere anche Leonardo, preferisce andare profondo a cercare Petrillo che in qualche modo la tocca, recupera palla però la difesa ospite, pallone spazzato in avanti, scatta a caccia Manauzzi, Franco alla rovescia non bene, infatti la tocca di Trocchio, il fallo di Leonardo, calcio di punizione. Una zona molto interessante per l'Ermada per cercare di rimettere in piedi una partita che sembra assolutamente persa, sia per il risultato sia per uomini, 2-0 per il Suio Minturno, Ermada in 10. Questa punizione può essere un'occasione importante per cambiare l'inerzia della partita, o almeno per provare a cambiare l'inerzia della partita. Siamo per arrivare nell'ultimo quarto d'ora di partita di questa decima giornata del girone D di promozione laziale. Un capannello attorno al pallone, ci sono 4 giocatori, adesso si allontana Piccione ma ci sono comunque Gurgui che adesso se ne va, rimangono Mucciarelli e Zandona, Mucciarelli con il destro, Zandona con il mancino, 4 uomini in barriera per il Minturno più un giocatore dell'Ermada a ostacolare la visuale del portiere che rimane al centro della porta senza coprire un palo in particolare, va Zandona e colpisce il palo, era probabile questo tiro sul secondo palo, abbiamo detto che il portiere del Minturno non stava coprendo proprio il palo lontano. Adesso avanza ancora l'Ermada che prova quantomeno con lo spirito a rimettersi in piedi, qui il fallo di Manauzzi su Petrillo,
Franco batte corto da Alessandro. Martino trova Verrengia, si fa vedere, si muove in area Cenerelli, si scambia con Martino, il pallone però è verso il portiere, esce Pepe che la rimette subito a destra dove corre il capitano della formazione ospite, Zandona. Davanti a lui c'è ancora Mucciarelli, recupera palla però Zamparelli, avanza, si muove, avanza sulla destra Verrengia, servito, ottimo il suo stop, la palla dentro a cercare Cenerelli, di petto se la prolunga, si alza anche la bandierina del guardaline, c'è fuori gioco, calcio di punizione per l'Ermada, già battuto. Corrono i secondi sul tassametro di questa partita, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Di Trocchio non si intende però con Piccione, allora avanza Verrengia sulla destra, si va a vedere ancora in mezzo Cenerelli che cambia direzione, si avvicina al compagno e palla in mezzo per Petrillo che ci arriva, anticipa l'avversario ma ancora la bandierina del guardaline a sollevarsi, calcio di punizione per l'Ermada. A 0 al Caracciolo Carafa Conte quando viene battuto questo calcio di punizione, lo stop a Corrado che perde però palla sul pressing di Piccione, servito Di Trocchio, lo scambio ancora col compagno, Di Trocchio ha messo giù, calcio di punizione, ancora un fallo di Leonardo, siamo sulla tre quarti praticamente nella fascia centrale del campo, posizione di pallone a terra Piccione, entrato al 57esimo al posto di un nervosissimo Marconi. Sul punto di battuta però c'è anche Gurgui che posiziona il pallone con più cura, quasi chiede spiegazioni Piccione. Sul pallone c'è anche Mucciarelli, adesso si allontana, se ne va anche Piccione, quindi batterà il numero 3, da come ha posizionato il pallone potrebbe anche cercare la battuta in rete. A distanza è notevole. L'arbitro va a togliere, credo, un anello a un giocatore dell'Ermada. Lunga rincorsa per Gurgui, mentre c'è stato un altro cambio, l'ultimo per l'Ermada, è entrato con il numero 13 Guarnieri al posto di Trani. A battere Gurgui, infatti va direttamente sulla barriera, ha cercato il tiro, l'appoggio di Verrengia sbaglia però questa ripartenza, il tocco sbagliato di Cenerelli, non ne approfitta il team ospite, Franco va a controllare il pallone senza il pressing. Pressing che arriva adesso, pallone arriva comunque a Petrillo che si gira molto bene, c'è Martino sulla destra, sbaglia tutto però Petrillo, forse anche stanco, uno dei giocatori che corre di più della squadra di Pernice. Si preparano infatti due cambi. Pernice ha visto i suoi probabilmente un po' stanchi, forse anche un po' disattenti. Qui ottimo il dribbling, avanza il tiro col mancino ed arriva il gol quasi dal nulla di Di Trocchio. 2-1, gol di Di Trocchio, una grande discesa del numero 9 in dribbling che ha superato due avversari entrati in area, col mancino ha battuto sul primo palo il portiere. Adesso anche delle proteste, è stato ammonito un giocatore del, ammonito il numero 15 Zandona, sì, ammonito Zandona all'80esimo e 10 minuti dalla fine, e 21 si complica la vita.
Zandone è andato a prendere il pallone in rete, una cosa che non si può fare, è stato anche uno scontro con un giocatore della Studio Minturno. Intanto siamo 2-1, il gol di Trocchio. Adesso attacca l'Ermata quasi a pieno organico, ringalluzzita la squadra ospite da questo gol arrivato quasi dal nulla, rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite. Zandona per Guarnieri, finisce giù, l'arbitro lascia per il vantaggio, il tiro di Mucciarelli, la palla che si impenna e va sul fondo, rimessa da fondo campo per il Studio Minturno, che ha annullato i cambi. C'erano pronti due cambi, probabilmente conservativi, è rimasto a terra però Guarnieri. L'arbitro adesso va a interessarsi delle condizioni del numero 13, va a parlare anche con la guardalinee e chiama lo staff medico. Minturno che vede un po' di fantasmi in questa ripresa. Il dribbling di Trocchio nella fascia centrale del campo, sono uno, due avversari, si è presentato in area di rigore e col mancino ha battuto il portiere sul primo palo. Pernice che stava per effettuare due cambi insieme che sono stati annullati entrambi dopo il gol che ha riaperto la partita. Meno di 10 al termine, minuti che si perdono e che verranno recuperati perché è rimasto a terra un giocatore dell'Ermada, se non ho visto male dovrebbe essere Guarnieri. Infatti ho visto malissimo e si trattava di Zandona. Oggi ne sto prendendo veramente poche, chiedo scusa ai nostri amici telespettatori, chiedo soprattutto scusa anche per se in cronaca mi sembra che io stia urlando, ma vi assicuro che qui al Carafa Conte il frastuono è assordante con i tamburi dei tifosi della squadra di casa che stanno suonando dall'inizio della partita. Un clima sugli spalti quantomeno davvero fantastico. La partita che nel primo tempo sicuramente non è stata particolarmente bella, decisa da un calcio di rigore, si è animata molto nel secondo tempo grazie a entrambe le squadre. Martino qui ad intercettare, recupera ancora Mucciarelli, di nuovo di Trocchio, attenzione sui dribbling di Trocchio, ancora i dribbling, palla dentro, ci mette il piede d'Alessandro e calcio d'angolo e arrivano i cambi. Deve cambiare qualcosa Pernice, lo fa in questo momento, l'arbitro si accorge del cambio, dovrebbe uscire con il numero 8 Noli. Ed entra con il numero 15 Vento. Qui il pubblico sugli spalti che ha sollecitato il direttore di gara a far rientrare Zandona, dobbiamo dirlo, una condotta non impeccabile quella della terna arbitrale quest'oggi. Noi solitamente evitiamo di parlare della condotta degli arbitri in cronaca perché chiaramente dobbiamo fidarci delle loro decisioni, ma oggi è sembrata davvero una condotta imprecisa sotto tanti punti di vista, non dico altro. Mucciarelli, ancora di Trocchio, che con la sua classe sta facendo veramente vedere i sorci verdi. La palla che scivola verso Zandona, ancora Mucciarelli, la palla dentro, di testa la alza Leonardo. Martino con la spalla, ancora di Trocchio col destro, la palla che sorvola la traversa. Ermada che
crede nel pareggio in inferiorità numerica. Studio Minturno decisamente in affanno in questi ultimi 10 minuti. Incredibile come il gol di Trocchio abbia cambiato tutto. Palla recuperata da Cenerelli che allarga però male, ci crede Zamparelli. Ci arriva però Gurgui che la deve addomesticare sul pressing, riesce a servire in avanti Piccione che la mette giù, arriva Petrillo. Zamparelli a destra per D'Alessandro che invece di cercare la bandierina o l'angolo prova a mettere in mezzo. Piccione ancora contro D'Alessandro, insiste il terzino destro della Studio Minturno. Lo fanno fuori col fraseggio i giocatori dell'Ermada, palla in avanti, lo stop di petto servito ancora di Trocchio che avanza, recupera velocissimo Zamparelli e va a prendere, a levare pallone che poteva rivelarsi sanguinoso dalle disponibilità dei giocatori dell'Ermada, che però insiste con Pepe. Ultimi 5 minuti di partita, poi sarà recupero e presumo ci saranno almeno un paio di minuti di recupero. Quel tocco con la mano di Petrillo. Zandona ancora di Trocchio qui steso da Franco che presumibilmente andrà a prendersi un cartellino e invece no, va a chiedere scusa al suo avversario, l'arbitro lo grazia. È proprio in queste situazioni che riteniamo che l'arbitro, ritengo, mi prendo questa responsabilità, che l'arbitro sia stato un po' molle e non per il fallo in sé per sé di Franco nella condotta arbitrale. Ci sta che non venga ammonito e che per tutta la partita da una parte e dall'altra sono stati contrasti anche abbastanza duri. L'arbitro ha estratto un cartellino giallo per D'Alessandro, uno giallo poi per Zandona e l'espulsione per Fontana, solo uno, quello per D'Alessandro, è stato per dei falli, il resto per proteste o per condotta non proprio sportiva. Berrengia lascia saggiamente la battuta a vento anche per perdere qualche secondo in più. La rimessa con le mani lunga per Cenerelli che la tocca con la spalla. Martino la spizza di testa, palla buona per Cenerelli che entra in area di rigore. Cenerelli si allarga, Cenerelli calcia direttamente su Zanella. Che occasione persa incredibile per chiudere il discorso. Cenerelli all'88esimo si è divorato letteralmente un gol. Mucciarelli davanti, Piccione la sponda direttamente per Martino che la lascia scorrere servendo poi Berrengia che ha arretrato e ha cambiato anche fascia davanti a cercare Cenerelli da solo, però contro due la prende Zanella, serve indietro a Pepe. Deve accelerare l'Ermada perché mancano 2 minuti alla fine, siamo nell'89esimo. Sbaglia tutto qui Guarnieri, palla in fallo laterale, può respirare il Studio Minturno. Pernice si sbraccia, la palla rimessa però male da Vento nella direzione di Verrengia, si perde sul fondo, disperato Pernice ai limiti della propria area tecnica, adesso si rivolge verso la sua panchina, non sa davvero più cosa dire ai suoi. Il rinvio di Pepe di testa, Leonardo si lamenta per un fallo Piccione, l'arbitro non fischia, Petrillo domestica un pallone non facile e serve in area di rigore. Zamparelli il tiro, la palla che sibila alla destra del palo, sarà rimessa dal fondo. 89esimo quasi concluso, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, poi sarà al recupero, nel frattempo è rimasto giù Pepe. Si è fatto male il portiere dell'Ermada nell'allungo sul tiro di Zamparelli. Cambio, chiama il cambio addirittura. Ma i cambi sono finiti. E questo è un bel problema per l'Ermada che ha esaurito i cambi. A meno che non siano 6, ma ne ha fatti 5. Quindi cambi.
la sfortuna che perseguita un po' l'Ermada da questo punto di vista, almeno a sentire le voci che ho qui vicino. Lo ripeto, è un clima davvero bello questo degli spalti, perché io sono circondato da tifosi del Minturno e dell'Ermada e davvero c'è tanto dialogo, almeno con me, io mi sto molto divertendo. E siamo stati anche invitati a mangiare, quindi io accetto molto volentieri e chiedo a Giuseppe Capuano, il nostro posto, quando guarderà la partita, di farci fare questa trasferta e ci vedi di ritorno. Una bistecca garantita, cioè. Parliamo di una bistecca garantita, io mi fido. Intanto si rialza Pepe, che sofferente, non può essere sostituito. Adesso vedremo se nel recupero l'arbitro sarà magnanimo, perché la situazione è pericolosa. Intanto il pallone si perde nella difesa del Studio Minturno, la recupera Zandona, la palla in avanti, il controllo con il petto un po' goffo ma efficace di Vento, che garantisce l'uscita del proprio portiere, che va a bloccare con le mani ed è pronto al rinvio. Siamo in attesa delle indicazioni del recupero, perché è scaduto il 90esimo. Intanto gioco fermo per un calcio di punizione, battuto con palla nettamente in movimento, l'arbitro lascia correre, l'impressione è che l'arbitro non veda l'ora che finisca questa partita. Mucciarelli, la palla sulla sinistra, il cross però messo male, non è migliore il rinvio di Martino, così come il servizio di Zamparelli. Si sta un po' complicando la vita il Minturno. Questo tiro però viene deviato, diventa facile per il portiere andarlo a bloccare. Allora, a questo punto devo essermi perso io la lavagnetta, perché sta per scadere anche il 92esimo. Piccione di Trocchio subisce un contatto, l'arbitro lascia correre per il vantaggio. Vantaggio che poi non si concretizza perché c'è un altro fallo, stavolta di Verrengia, ed è calcio di punizione per l'Ermada, che forse ha quest'ultima occasione di cercare un pareggio, che ha cercato davvero con tutte le sue forze in questa ripresa contro un Minturno che ha avuto degli ottimi momenti, ma poi ha avuto, dà l'impressione di essersi stancato oltremodo. Poi quando ha subito il gol dell'1-2 è andato un po' tanto in apprensione. Cenerelli, lo scatto di Martino, Cenerelli supera Zandona e sono in 5 giocatori del Minturno. Servito Martino, la palla leggermente profonda, Martino la può rimettere in mezzo per Petrillo. Petrillo col mancino, traversa e poi la sfortunata deviazione del portiere. E arriva l'autorete di Pepe, davvero sfortuna che perseguita l'Ermada in questa partita. Un contropiede gestito in maniera non impeccabile onestamente dal Minturno, è arrivato comunque il tiro di Petrillo che ha colpito la traversa sulla carambola, il corpo di Pepe che mette il pallone in rete. 3-1 per il suo Minturno, che tira un enorme sospiro di sollievo al 93esimo, l'autogol di Pepe. Adesso si attende, sì, il fischio finale dell'arbitro, credo ci sia davvero poco da giocare al 94esimo, quasi concluso. Studio Minturno che nella prossima giornata andrà a far visita al Monte San Biagio, squadra ottava in classifica, un'occasione per cercare di risollevare la propria stagione dopo questa vittoria, che lascia sicuramente ben sperare sotto certi aspetti. Ermada che invece ospita in casa propria la Mistral Gaeta, una delle corazzate di questo campionato, seconda in classifica in questo momento a 2 punti dal Ferentino. Intanto Cenerelli in avanti, palla dentro e Zamparelli va ad accomodare in gol il pallone del 4-1. Si è sfilacciata la difesa dell'Ermada e Zamparelli va a segnare
il gol che mette il sigillo definitivo alla gara al 95esimo. Zamparelli fa 4-1. E adesso arriva il fischio dell'arbitro, finisce qui tra Suio Minturno ed Ermada una partita che si è vivacizzata in maniera drastica dopo un primo tempo vissuto con tanti batti e ribatti. Finisce 4-1 con l'Ermada in 10 che ha fatto vedere dei fantasmi di una certa entità alla squadra di casa. Sul 2-0 all'80esimo ha segnato il gol del 2-1, ultimi 10 minuti in apprensione per un Suio Minturno che ha poi trovato in contropiede le occasioni che hanno ribaltato, o meglio, che hanno chiuso la partita, il gol del 3-1 e il gol del 4-1, il gol di Leonardo su rigore al 43esimo, di Martino nel secondo tempo al 50esimo, all'80esimo l'abbiamo detto quello di Trocchio, e poi nel recupero del secondo tempo al 93esimo e 95esimo la sfortunatissima autorete di Pepe, che si era anche infortunato poco prima sul tiro di Petrillo, traversa e poi il corpo del portiere dell'Ermada, e poi ancora in contropiede in una situazione ancora di 3-0 Zamparelli a segnare il gol del 4-1 che chiude la partita. Vince il Suio Minturno, e per la telecronaca di Suio Minturno e Ermada è tutto da Davide Guzzardi e Nicola Dell'Anno, un saluto e un grande abbraccio, restate con noi per le interviste del post partita e per tutti gli appuntamenti, sempre qui, sempre con noi, sempre su Telegolfo. Eccoci con mister Pannozzo. Mister, una partita che nel suo finale racconta un 4-1, ma noi che l'abbiamo vista e commentata, diciamo che fino al 90esimo il risultato era assolutamente in bilico. Quali sono le sensazioni dopo questa partita? Beh, le sensazioni sono diciamo quello di un allenatore abbastanza deluso dagli ultimi 3 minuti di partita della propria squadra, perché non è ammissibile che sul 2-1, anche se eravamo in inferiorità numerica, anche se l'1-0 del Suio è venuto da un calcio di rigore scandaloso, perché al 45esimo il nostro giocatore ha preso la palla e Cenerelli ha dato il calcio abbastanza pure plateale al nostro giocatore, e alla fine da punizione nostra si è tramutato il rigore per loro, e in più l'espulsione del nostro giocatore per proteste. Quindi posso ammettere tutto, nonostante il 2-0 poi della ripresa eravamo stati bravi a rimetterci in partita, avevamo colto pure un palo con la punizione di Zandonà, e fino al 92esimo non potevo che fare i complimenti comunque alla squadra, però non è ammissibile che negli ultimi 3 minuti una squadra che perde 2-1 lasci colpevolmente i giocatori avversari 2 volte da soli in contropiede contro il nostro portiere, che peraltro era pure infortunato, quindi non poteva neanche uscire. E alla fine da un 2-1, su una punizione nostra che abbiamo scodellato in mezzo, abbiamo preso il 3-1 in ripartenza al 92esimo, e al 94esimo abbiamo completato la frittata con il 4-1. Cioè, sinceramente diventa pure avvilente per un allenatore e per una società andare a parlare di un 4-1 con chi non ha visto la partita. Ecco, tu l'hai vista, poi magari puoi raccontarla, ma chi non l'ha vista e ti sente parlare così, dici: mister, non hai perso 4-1, di che sta a parlare? Purtroppo è così. Purtroppo però la cosa brutta è che non è la prima volta, e questo mi dispiace tantissimo. Purtroppo in mezzo al calcio servono gli uomini fino alla fine, dal primo al 95esimo. Non ti puoi permettere di essere mezzo giocatore per 90 minuti. Se ci stanno 5 di recupero da giocare, devi essere giocatore fino alla fine, perché sennò questo sport non lo possiamo fare assolutamente. Squadra, comunque, come ha detto lei, noi, se state guardando queste interviste senza aver visto magari i lights, giustamente il mister può
pensare che ci sia qualcuno che non è al corrente di quello che è successo. Praticamente fino al 90esimo il risultato era in D2-1 con l'Ermada in inferiorità numerica, e dopo un avvio di secondo tempo, soprattutto in cui avete avuto penso almeno 4 occasioni tra il 49esimo e il 50esimo, 3 calci d'angolo consecutivi, ha davvero dato tutto per cercare questo pareggio. Poi sono arrivati nei minuti di recupero del secondo tempo 2 gol in contropiede che hanno formato questo punteggio anche forse più largo di quanto avrebbero meritato. E c'è però comunque qualcosina da portare a casa di positivo. Chiaro che sembra quasi paradossale dirlo dopo una sconfitta e dopo un risultato così, soprattutto visto l'abbiamo visto anche un po' adirato, insomma, prima di venire ai nostri microfoni, magari anche giustamente. Ma parlando proprio di reazioni, come abbiamo detto, in inferiorità numerica e in svantaggio sia in apertura di secondo tempo e poi penso dall'80esimo al 90esimo, quei 10 minuti in cui il mio turno ha visto anche un po' di fantasmi, quindi c'è da prendere questo per ricostruire magari un atteggiamento che possa durare per tutti i minuti di recupero compreso. Sì, ma qui ti viene ancora di più la rabbia, perché è come quello quando a scuola si sente dire dal professore che potresti essere da 8 ma ti limiti al 5,5, 6. Questo è il nostro discorso. Possiamo essere belli pure per 80, 85, ma la partita dura 95 e passa. È questo che bisogna capire, non bisogna mollare mai. Cioè, non puoi arrivare al 93esimo e dici vabbè dai, tanto ormai mancano 2 minuti e mollo. Non esiste, almeno non la squadra mia. Non esiste proprio, una squadra mia non può essere così, perché non può essere una squadra mia gente che molla prima che fischia l'arbitro. Ma pure se perdessimo 10-0, non si molla mai, assolutamente. E questa è la cosa che mi dà rabbia. E a maggior ragione che va a sporcare una grande prestazione, perché loro hanno fatto una grande prestazione. E quindi, e perciò a maggior ragione, perché la devi sporcare così, con questo atteggiamento di chi poi molla gli ultimi 3-4 minuti? Perché? In 3-4 minuti puoi fare uno, puoi fare pure 2 gol, il calcio è strano, si sa, ma non devi mai mollare, mai. Proviamo a strappare un piccolo sorriso. Comunque la squadra ha una reazione, sembra quasi il tema della giornata, ma l'ha avuta stesso nel corso della stagione, un avvio traballante con un pareggio e 4 sconfitte consecutive, poi sono arrivati 4 risultati utili consecutivi prima di questa partita, e un pubblico che penso, nonostante appunto l'avvio un po' claudicante, vi ha anche seguito in massa qui oggi. Noi eravamo quasi circondati da vostri supporter, che a dire la verità hanno reso il clima sui spalti fantastico, quindi con i dovuti accorgimenti poi sul campo c'è il clima giusto per fare un buon campionato. No, noi sicuramente il nostro pubblico non finiremo mai di ringraziarlo, perché ci sostiene sempre sia in casa che fuori, ci vengono sempre a vedere volentieri. Ed è questo che a maggior ragione ci deve dare la forza e la spinta per fare bene, per regalare delle gioie a loro che si fanno chilometri, spendono pure dei soldini per seguirci. E a maggior ragione che non bisogna mai, 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 mai mollare, assolutamente. E niente, ecco, noi sicuramente quest'anno non siamo partiti benissimo, complice delle altre disavventure che se mi metto qui devo aprire un libro che finiamo dopo domani. Purtroppo sono 10 giornate che noi non prendiamo un calcio di rigore, mai preso un calcio di rigore quest'anno, e ne abbiamo presi diversi contro abbastanza ingiusti. Oggi abbiamo raggiunto proprio veramente la massima della comica con quel rigore dato dal signor, non mi ricordo manco come si chiama. Purtroppo gli arbitri pure secondo me dovrebbero avere più personalità, soprattutto quando vanno fuori casa. E è facile fare i potenti con i forti e i zerbini con i deboli, è troppo facile, ma così non dimostri né personalità e manco fare carriera. Fra 2 anni stai con gli amatori, secondo me. Vale per noi il discorso degli errori, ma deve valere pure per loro, perché è troppo facile ogni volta dire l'ho vista così, l'ho vista così. C'è un guardialine che è vicino a noi, ha dichiarato pubblicamente, ci avete ragione, era fallo per voi, però non ha avuto il coraggio di andare all'arbitro a dirgli guarda che non è come hai visto te, è così. Cioè io questo mi aspetto, se no i guardialini a che servono? Solo alza la bandierina quando esce la palla fuori, così siamo bravi tutti. La condotta del direttore di gara, senza parlare di episodi, comunque l'abbiamo sottolineata diverse volte durante la partita, anche noi è sembrata un attimino
claudicante, quello sono termini che ho detto già, ma a prescindere proprio nella gestione della partita, tanti contrasti anche duri, ha cacciato praticamente il primo cartellino, è stato il rosso, e altre due ammonizioni nel corso di un 90 minuti che hanno visto una partita caratterizzata da tanti tanti interventi, ma da una parte e dall'altra. E adesso per chiudere parliamo della prossima partita. Si resta tra virgolette nel territorio perché ospitate la Mistral, una corazzata di questo campionato, partita senza nascondere evidentemente ambizioni di vertice. Come si affronta una squadra del genere? Ma una squadra come la Mistral, come in questo campionato, che sono tutte squadre organizzate, ma a maggior ragione chi ha tanta qualità come la Mistral, sicuramente va affrontata con l'atteggiamento e lo spirito di chi vuole rimanere in partita fino all'ultimo secondo e non danni niente per scontato, non molla un centimetro in mezzo al campo e solo così, con queste caratteristiche, puoi affrontare e sperare di far risultato contro una corazzata del genere. Altrimenti, se l'atteggiamento è diverso da queste caratteristiche, è meglio starsene a casa. Siamo con mister Pernice. Mister, adesso al di là dei episodi magari parleremo nel dettaglio della partita più avanti, ma come prima domanda io gliela devo fare, finalmente si respira, è arrivata una vittoria. Sì, prima di ogni cosa devo fare i complimenti all'Armata, perché ha tenuto botta fino alla fine, quindi buona partita da parte loro e soprattutto ho intensità su tutta la parte del campo, quindi una buona squadra, complimenti. Sono state 6 le partite in campionato senza una vittoria, se mi calcoli non sono sbagliate, consecutive. Avete avuto anche tanta sfortuna nel corso di questa stagione, oggi un po' di fortuna è arrivata, che è stato un episodio abbastanza dubbio sul calcio di rigore che ha sbloccato la partita, poi nel finale, parlando di fortuna, semplicemente l'episodio più clamoroso, attraversa quella palla carambolata sul portiere, a volte ci vuole anche quella, e la cosa positiva è che sono arrivati finalmente 3 punti che fanno tanto morale dopo un buon avvio e questa parte centrale della prima fase del campionato abbastanza complicata. Perfetto, sì, diciamo che per noi è una partita 6 punti, l'abbiamo fatta proprio per vincerla, e chiaramente gli episodi non per essere e per andare in contraddizione a quello che ho detto nei tempi non sospetti, quando ci è capitato a noi nella fase diciamo ultima, diciamo del rigore nello specifico, solitamente là si avvantaggia un po' il difensore e quindi, però questa volta siamo stati noi fortunati che l'arbitro ci ha permesso e ci ha concesso di sbloccare la partita, poi non so, forse qualche cosa di troppo ha detto il giocatore loro, non lo so, comunque ha permesso diciamo di fare una partita in 10 contro 11, che poi non sempre, perché noi siamo abituati ormai a giocare anche noi in 10, non sempre ti riesce tutto semplice. Noi il tema doveva essere velocità di palla e velocità degli spazi, e diciamo che siamo andati benino e dobbiamo lavorare ancora con i 2001 in mezzo al campo, che sulla fase di non possesso vanno bene, però sulla fase di offensiva devono avere un po' più di coraggio. In effetti la partita da un punto di vista tattico all'inizio della partita è sembrata essere praticamente la stessa, cioè con Cinerelli da una parte e Venerelli dall'altra a fare da sponda con dei lanci lunghi da dietro. Il primo tempo, onestamente, penso che possiamo dirlo con la massima tranquillità, non è stato dei più belli visti su questo campo o altrove, e nel secondo tempo la partita poi invece si è aperta completamente, anche grazie al fatto che l'Armada in inferiorità ha dovuto cercare necessariamente il modo di attaccare, e voi avete avuto la possibilità di attaccare quindi negli spazi gestendo meglio. C'è stato però un momento in cui abbiamo visto il Studio Minturno in difficoltà, cioè quei 10 minuti che vanno dall'80esimo al 90esimo, dove è arrivato il gol del 2-1 dell'Armada. Cosa è mancato poi in quei 10 minuti nella gestione? Niente, il ragazzo, mi riferisco al portiere, purtroppo vive di alti e bassi in questo momento del campionato, dove effettivamente a 10 minuti alla fine, dove tu pensi che una palla di quella maniera, non, invece purtroppo gli è passata sotto il braccio e chiaramente loro hanno preso un po' di coraggio. Noi ci siamo un attimo persi in quel momento, 2-3 minuti, per capire un attimo cosa bisognava fare. Siamo stati comunque bravi a tenere botta e poi sulle ripartenze gli abbiamo creato un po' di difficoltà. È vero, anche sui fronti opposti, Venerelli da una parte e Cenere dall'altra hanno fatto comunque un po' il lavoro sporco, no? Sia loro che noi, e quindi dovevamo poi gestire la palla, palla dentro, palla fuori, palla corta o palla lunga, a volte siamo riusciti, a volte no. Qualche giocatore oggi, Marco, non era proprio al top, che lui doveva fare un po' da playmaker, riusciva a sistematicamente arrivare sulle seconde palle, però non riuscivamo a giocarla con tranquillità, sempre un po' la pressione del risultato probabilmente oggi ha inciso un pochino su queste cose qua, però l'importante è inutile nasconderci, era vincere.
Infatti abbiamo visto un po' di palle spazzate, forse un po' troppe, ma è come ha detto lei, magari il pallone oggi scottava in maniera particolare tra i piedi. Questa vittoria può servire proprio da questo punto di vista, cioè portare tranquillità per riprendere la stagione sui binari giusti? Sì, anche perché noi dobbiamo lavorare soprattutto sulla condizione di fare le partite una per uno, e questo microciclo che ci viene da tre partite, un pareggio in campionato, un pareggio in coppa, la vittoria di oggi, e questo deve essere il nostro, diciamo, prendere condizione dei risultati, la continuità, ecco, la parola giusta forse, la continuità dei risultati. Quindi già pensiamo con la testa di andare a Monte San Biagio, se non vado errato, e quindi portarci un punticino di là sarebbe il top. Anche perché Monte San Biagio, insomma, è una squadra che è abbastanza più avanti in classifica, quindi a fare risultato contro di loro magari darebbe anche più consapevolezza ai suoi giocatori di poter fare un campionato, credo la salvezza, vado ad occhio pensando a quale possa essere il risultato stagionale, almeno pensando alla classifica attuale, non so se lei mi può smentire o dare ragione, anche pensando al fatto che, mi viene in mente Martino, sono giocatori che hanno bisogno di avere la testa bene sul campo e tranquilla per giocare al meglio, infatti con la situazione di doppio vantaggio abbiamo visto in certi momenti tornare il Martino dei vecchi tempi con degli appoggi anche di prima, è proprio il fattore di tranquillità quello che deve più tenere sotto controllo? Sì, diciamo che dentro casa, come si suol dire, i panni sporchi ci laviamo da soli, nel senso che ognuno di loro in questo momento ha una piccola difficoltà, qualcuno che è arrivato tardi sulla condizione atletica, che non abbiamo fatto preparazione, mi ripeto sempre, Giovanni Martino che è una condizione di lavoro che purtroppo non gli permette di allenarsi con la squadra tutta la settimana, qualche giocatore l'abbiamo recuperato da qualche squalifica, il capitano Gigino Franco, ottima prestazione, che comunque veniva da un infortunio serio, dove stai sempre su chi va là, perché la spalla purtroppo sappiamo benissimo che è un po' complicata da rimettere, e poi c'è la settimana che la devi gestire, la devi lavorare in base alla squadra che affronti. Tornando a quello che sarà domenica prossima, già sappiamo che andiamo su un campo veloce, quindi giocatori tecnici, Mallozzi e qualcun altro, quindi dobbiamo lavorare settimana per settimana facendo crescere soprattutto i giocatori. Io in questo momento penso che il 2001 ci possano fare paradossalmente la differenza, perché li conosco, tecnicamente sono giocatori rivali, però devono avere la tranquillità e soprattutto devono prendere fiducia con i compagni a saper giocare, ripeto, anche sulla palla, quando offendiamo, quando andiamo a attaccare, perché ce l'hanno i numeri, ce l'hanno le qualità. Mi riferisco a Noli e Rossi, sono due giocatori secondo me che piano piano ne sentiremo parlare. Anche perché Noli oggi sinceramente penso che abbia fatto un'ottima prestazione, poi ho modesta opinione di chi parla. Siccome la domanda sulla prossima partita me l'ha praticamente scippata parlando tutto lei, io vorrei chiudere con una curiosità, perché proprio in occasione del 2-1, poco prima che arrivasse il gol, c'erano appunto i due giocatori per il cambio, poi è arrivato il gol e li ha fatti risiedere in panchina. Cosa aveva in mente e cosa quindi è cambiato subito dopo il gol per rinunciare a questi cambi? Sì, volevo mettere un centrocampista un po' più fresco, perché volevo dare un po' più di intensità in mezzo al campo per il pallone in mezzo alle linee, perché dopo loro comunque ce l'hanno la qualità e giocatori rapidi. Però dovevamo tenere presente il fatto che già ho sostituito in 2001, per cui il candidato a uscire doveva essere Noli, e quindi purtroppo dovevo mettere per forza un altro giocatore giovane di lega, un 99 in questo caso, quindi avevo preparato il doppio cambio con 99, basso, quindi lento, e Veglia, probabilmente lui andava a fare un po' di intensità in mezzo a campo, un po' di freschezza in più. Invece mentre fai le cose ti si presentano altre situazioni, ma la bravura di tutti deve essere questa, l'attenzione alla partita e saper gestire certi momenti. L'abbiamo fatto comunque, perché poi abbiamo spostato le pedine tenendo solo un cambio in quel momento, e francamente abbiamo guadagnato un po' di qualità in mezzo a campo, perché Giovanni Martino abbiamo messo a fare il mezzalata di sinistra e Petrillo mezzalata destra. Si era stancato molto Cenarelli, e là ci ho messo un po' di tempo a farmi sentire in mezzo a campo, perché la pressione sui portatori doveva farla Venerelli, quindi come prima punta, e Stefano doveva spostarsi a sinistra. Quando l'abbiamo fatto, abbiamo creato due situazioni sulla fascia a sinistra, abbiamo fatto due gol importantissimi. Va bene, allora noi ringraziamo mister Pernice. Grazie a voi come sempre.